Eccoci ad un nuovo appuntamento con la rubrica Mi presento. Oggi sono con Anna Clara. Buongiorno. Salve, buongiorno a lei. A lei, dammi subito del tu. Va benissimo, buongiorno a te. Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie, tutto bene. Partiamo dalle origini, allora, lei di nuovo, mi devi dare del tu! Scusami, come stai? Bene, allora, partiamo dalle origini. Tu sei napoletana, sì. Sei nata a Napoli, quindi ci capiamo, no? Assolutamente, napoletana al 100%. Al 100%, ma sei cresciuta a Ischia? Sì, perché per l'appunto... prima che io nascessi già mia mamma con sua sorella e suo padre si erano trasferiti qui a Ischia e quindi avevamo la casa di famiglia qui e conseguenzialmente anche i miei genitori si sono conosciuti essendo entrambi napoletani si sono conosciuti qui a Ischia e quindi poi mio padre ha trovato lavoro qui come direttore di un albergo extra lusso e quindi ovviamente la casa era qui, il lavoro era qui, siamo rimasti qui e io mi sono fatto tutte le scuole dell'obbligo, quindi fino al diploma di liceo classico, insomma, qui. E devo dire, la vita sull'isola è abbastanza bella, nel senso che d'inverno, ovviamente, come tutti i luoghi balneari, tutti i luoghi vicino al mare, in particolare un'isola è un po' triste, un po' malinconica più che altro. Però d'estate si accendono le luci, si riempie. No, ma poi il fascino della natura un pochettino ancora, tra virgolette, incontaminata, nel senso certo. Che c'è il costante contatto col mare, c'è anche la parte alta dell'isola, quindi per insomma chi ama il trekking, piuttosto che le escursioni. Ti verrò a trovare allora, mi ospiti. Va bene. Cicerone allora. Ecco, grazie Anna Clara, scusami. Allora, so che tu sei una studiosa, tanto studiosa, che ci tieni moltissimo a non abbassare la media, è vero? Sì, sono molto molto, diciamo, molto precisa, ci tengo molto che, insomma, nel momento in cui preparo un esame sia... non sia meramente insomma per prendere il 18 e andare avanti, ma sia abbia sia arricchito le mie conoscenze, quindi le abbia elaborate, consolidate, abbia fatto i giusti collegamenti e tutto, abbia anche approfondito ciò che va approfondito e quindi cerco sempre di prepararlo al meglio l'esame affinché insomma non solo la conseguenza sia un voto alto, ma ci sia anche un effettivo arricchimento proprio del percorso formativo, sennò certo, assolutamente. Carta straccia, insomma. È vero, so che hai cambiato diverse università, è vero? Questo sì, nel senso che ti spiego. All'inizio il mio grande sogno nel cassetto era fare l'archeologa subacquea, cioè la mia professione proprio ideale. Eccetera, c'è chi vuole fare la rockstar. Tant'è che poi hai studiato, no? Hai preso dei brevetti. Assolutamente sì, diciamo l'ho portato avanti questo sogno in piccolo perché dal 2014 sono diventata un sub, progressivamente ho preso con l'HSA, quindi l'Handicapped Scuba Association, che è una delle associazioni italiane più antiche che... Antiche, parliamo anni 70, anni 80, ha portato praticamente l'attività subacquea per disabili, l'ha introdotta in Italia a partire da un'iniziativa californiana. Quindi io con loro dal 2014 ho fatto tutto un percorso e ho preso un brevetto di primo livello come open water e diver e quindi... fino ai 18 metri diciamo e poi ho preso l'advanced. È un percorso che poi continua? Dove ti può portare? E allora ho preso l'advanced che insomma consente di immergersi fino a 35 metri, però diciamo che è un percorso che poi
Anche nelle altre associazioni che poi successivamente si sono formate e hanno portato avanti questa inclusione nelle attività subacquee per disabili, più o meno si arriva a questo livello qui, nel senso che poi i livelli superiori implicano delle difficoltà maggiori, nel senso che, per esempio, al di sotto dei 40 metri bisogna cominciare a miscelare gas. E ovviamente, poiché purtroppo le attrezzature non sono ancora accessibili, diventa complesso. Vabbè, comunque 35 metri mi sembrano tanti. No, ma più che altro è una questione proprio logistica, nel senso che ovviamente, cioè, potenzialmente uno potrebbe anche diventare dive master, quindi istruttore, però ovviamente hai bisogno, cioè non puoi fare l'istruttore a mare. Se poi ti manca la materia prima. Mare, nel senso che un istruttore a mare ti deve dare anche tutta una serie di riferimenti, quindi come utilizzare la bussola subacquea, come regolarti rispetto alla costa, alle correnti, al punto di immersione. Beh, mi sembra molto complicato. Vabbè, poi io, guarda, no, non riesco a stare sott'acqua neanche 3 secondi. Teorica, però, insomma, si potrebbe fare, però ecco, in piscina, a mare sì. È più complesso, perché ovviamente quando ti immergi c'è il tuo istruttore che ti guida, quindi ecco, questa è una cosa che io non ho mai fatto, che prima o poi vorrei provare. Ti consiglio, ma di farla, perché è veramente un'esperienza. Ho paura, ho proprio paura, non lo so, ho un limite in questo, però mi piacerebbe un giorno. Ho nuotato con gli squali, ma guarda, non mettermi sott'acqua per più di 3 secondi, perché è molto più sicuro andare sott'acqua che non nuotare con gli squali. Hai ragione, anche nuotare con gli squali è fattibile, perché insomma, se si segue tutta una serie di procedure, di regole, va bene, cioè, dai, lo proverò, te lo farò sapere, prima o poi ce la farò. Ok, torniamo un attimo all'università. Mi dicevi che, esatto, che ne hai cambiate diverse. La subacquea, però purtroppo mi sono poi resa conto dopo il diploma che comunque, non vedendo, era un po' difficile andare a dirigere gli scavi per recuperare i galeoni romani, i vascelli romani del secondo secolo dopo Cristo, mi sono resa conto del limite, ho cominciato a ragionare in maniera un po' più pragmatica, un po' più lineare. Ho detto, beh, un'ipotesi potrebbe essere giurisprudenza. Io naturalmente vivevo a Napoli all'epoca, mi ero trasferita a Napoli per andare all'università e mi iscrissi alla Federico II, quindi provai un anno di giurisprudenza. Poi personalmente non mi sono resa conto di non essere un amante particolarmente affascinata, insomma, dell'ambito della giurisprudenza, dal diritto, e quindi ho preferito optare per una facoltà più di natura umanistica, più conforme anche al mio percorso formativo, e quindi ho optato per lingue. Ok, e adesso all'università i campus che cosa studi? Sempre lingue, solo che a Napoli mi ero iscritta al Suor Orsola Benincasa di Napoli. Quando poi sono stata assunta a Roma come centralinista e segretaria presso l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, ETS Onlus, che quindi è un Onlus, quindi un'organizzazione. Lavori lì dal 2016, vero? Esatto, sono stata, quindi già un po' di tempo. 2016. Così ti sei trasferita a Roma. Nel momento in cui mi sono trasferita, ovviamente ho cominciato a lavorare full time, quindi da una vita da studentessa universitaria, che quindi aveva la possibilità anche di frequentare, non dico tutti i corsi, ma quasi, mi sono ritrovata comunque a avere un tempo limitato. Ho provato a iscrivermi per un annetto a Roma 3. Però sinceramente il servizio erogato, fornito dall'ufficio per le disabilità, per i disabili, quindi il rendere fruibili i testi, non tanto l'interfacciarsi con i docenti, perché questo uno può bypassare e direttamente far da sé,
però insomma era difficile andare in università, fare anticamera, aspettare il giorno di ricevimento del docente, implicava prendere ore di permesso. Poi ho insomma un po' spulciando su internet, cercando qualcosa che fosse più confacente alle mie necessità, ho trovato eCampus, che era una delle poche università online che offriva il corso di lingue. E tu studi inglese online. E tedesco? Esatto, sì, faccio proprio due lingue facili, insomma. Due lingue culture europee del resto del mondo, però io faccio due lingue europee, tutte e due, dicevo, germanico, faccio inglese e tedesco. Perché a che anno sei? E, diciamo, sono un po' fuori corso perché, per l'appunto, un po' perché sono pignola, un po' perché lavoro. Sì. Sei molto esigente. Mi sono presa un po' il lusso di prendermi più tempo perché comunque lavorando, insomma, mi sono detta vabbè, lo voglio fare bene. Come brava, dico io. Brava. Quindi, hai anche un tutor? Allora, il mio tutor online è una santa, è una martire. Federici, ogni volta che chiamo Laura sbaglio e dico Federici invece di Federici. E la dottoressa... E ti dà una mano, no, in questo? E essendo TOL, sì, assolutamente, se ho delle perplessità a livello di prassi burocratiche piuttosto che a chi rivolgersi per... È sempre pronta a intervenire per darti sostegno. Esatto, cioè nel senso che ovviamente poi, come lei sicuramente, come tu sicuramente saprai, il supporto a livello didattico viene fornito da dei tutor. Anche Laura a volte mi ha seguito, ma questi sono dei pacchetti di lezioni che si acquistano al di là del pagamento della retta ordinaria. Invece il TOL veramente ti aiuta, quindi il tutor online ti aiuta, che cosa può essere per prenotare un esame, piuttosto che fornirti le informazioni. Certo, perché va anche un po' più nel dettaglio. Esatto, a caricare i ticket in piattaforma per il pagamento della tassa di segreteria per ogni esame e il calendario degli esami, insomma tutta la... Beh, parte... diciamo una figura fondamentale. Anna Clara, io ti ringrazio e in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Crepi.